incrociandoci con Alessandro Greggio, responsabile marketing di Master. Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno Alessandro. Allora, siamo alla prima giornata di fiera e la prima domanda è ovvia: che ci fate qui, cioè qual è il motivo della vostra presenza a questa manifestazione? Beh, si parla di smart building, per cui è uno dei settori di Master in cui ci diamo molto da fare. Non siamo proprio neofiti, perché il nostro sistema ormai è sul mercato da una dozzina d'anni. Ci sono più di 2000 impianti in questo momento in giro per 4 continenti che stanno funzionando con i nostri sistemi. E quindi siamo qui a dire la nostra, non solo con l'architettura del nostro sistema, che è bella solida, le nostre funzionalità, ma anche con alcune novità che sono già qui presenti e che vedranno la luce nel corso del 2022. Benissimo, allora già siamo proiettati sul 2022, sì, sì. Adesso ci hai messo il gusto, dici qualche cosa se puoi. Beh, c'è un nuovo touch da 7 pollici che è qui dietro, che è un nuovo prodotto, un nuovo display per il controllo della stanza. Abbiamo una nuova scheda, l'abbiamo presentata qui dietro di te, si chiama Ester, è una 6 relè ed è l'evoluzione delle nostre schede Mini Eva, Fluxa e Therma, le schede a 4 relè per la gestione del sistema domotico, della climatizzazione e della dimerazione luci. E poi abbiamo una nuova famiglia di schede, si chiama Olli, e sono schede per la gestione alberghiera. Ce ne sono più di una, perché sono calibrate sulle specifiche del singolo cliente. Stanno già partendo in alcune strutture alberghiere di grandissime dimensioni e quindi ci consentono di fare degli impianti che appunto ci daranno delle soddisfazioni. Bene, Alessandro, ce li hai già annunciati tutti, adesso vediamoli nel dettaglio questi prodotti. Sì, vediamo nel dettaglio. Questo è Mimi, è il nostro nuovo touch 7 pollici, è un display che consente il controllo completo dell'impianto ed è una piccola novità. Noi lo presentiamo in un contesto alberghiero perché può essere utilizzato come display di camera, ma può essere utilizzato anche in qualunque contesto, anche residenziale e terziario. La cosa interessante è che il sistema è cablato, dialoga con la nostra centrale Vesta ed è indipendente dal tipo di dispositivi, quindi funziona sia con un impianto con dispositivi via bus che con le schede Z-Wave che abbiamo recentemente presentato, e consente un controllo completo. Questa è Olli, è la prima delle schede, della nuova famiglia di schede per la gestione alberghiera. È caratterizzata appunto dai 6 relè, tra cui uno a 25 A per il comando di tutta l'energia della stanza, e da una doppia linea bus, una utilizzata per comunicare con i dispositivi interni della stanza e l'altra per interfacciarsi con l'intero hotel. La cosa interessante è che ci sono poi degli ingressi per tutta la sensoristica e viene calibrata sulle esigenze specifiche della struttura, per cui si parla già di famiglia di schede, non solo di una scheda, perché sarà presente in varie versioni. Ester è la nuova nata nella famiglia delle schede bus di potenza, va a sostituire un po' quella che era la Mini Eva, la nostra 4 relè, ma si caratterizza dalla presenza di 6 relè, quindi con delle potenzialità in più. Dal punto di vista commerciale sarà più vantaggiosa e a bordo anche gli ingressi per i sensori, per le sonde di temperatura e anche 4 uscite 0-10 volt che potranno essere configurate per l'utilizzo o con la termoregolazione oppure con la dimerazione luci. Molto bene Alessandro, sei stato bravissimo, mi hai anche tolto la scena e adesso ho un po' paura che tu mi voglia soppiantare sul mercato totale. Allora, abbiamo detto tutto? No, non abbiamo detto tutto. C'è una novità, una cosa carina: l'anno prossimo noi celebriamo i 40 anni della fondazione di Master, per cui siamo ormai prossimi a un compleanno importante e ci teniamo appunto a ricordarlo, perché è significativo ed è un traguardo reso possibile dalla direzione in primis, dai soci, ma anche dai tanti collaboratori e colleghi che in questi 40 anni hanno condiviso con passione ed dedizione questo percorso, per cui credo sia doveroso fare anche loro il ringraziamento, che con le loro mani, con la loro fatica e con il loro ingegno hanno contribuito a costruire questi 40 anni di successo. 40 anni direi che è l'età della maturità per una ragazza. Infatti è un traguardo volante per noi, però troveremo il tempo di celebrarlo, perché riteniamo sia
comunque dove allora celebrarlo cosa vuol dire? C'è qualche festa da... No, perlomeno però ci siamo dati questo obiettivo di non farlo passare in sordina, perché sai, noi veneti tendiamo a lavorare, non pensare troppo alle ricorrenze, per cui abbiamo detto perlomeno fermiamoci e guardiamoci indietro prima di ripartire con slancio per i prossimi 40. Bene, grazie Alessandro Greggio, complimenti. Grazie a voi della presenza e buona visita.